Un weekend dai grandi numeri sul Gran Sasso, quello appena trascorso, che sembra gettarsi alle spalle le nuvole che hanno caratterizzato un avvio di stagione iniziato con molto ritardo per i noti problemi dello stop alla funivia. Nella giornata di sabato ci sono stati 800 accessi, domenica 2200 persone sono salite a Campo Imperatore. Bel tempo e neve hanno portato in quota tantissimi appassionati, lunghe file alla biglietteria, ma un buon viatico certamente per la stagione, che è stata macchiata dal problema delle funi sì, ma anche dalle scarse precipitazioni. Vorrei parlare un po' dell'ultimo fine settimana, un fine settimana di successo, con sabato 800 presenze nonostante il maltempo. E domenica sembrava di essere nel periodo post pandemia con 2200 presenze. È stato veramente un successone, gente che è rimasta meravigliata dall'accoglienza e dal paesaggio montano. Quindi la nostra montagna, diciamo che rende e fa sempre il suo lavoro. Purtroppo dobbiamo, come sapete benissimo, io lo dico da tanti anni, bisogna strutturare, bisogna attrezzarla, perché la location c'è, manchiamo un po' noi. E quindi numeri importanti e diciamo che siamo felici perché quando si lavora e quando si vede la gente contenta di scendere giù e sorridente, noi abbiamo fatto il nostro compito. Nel fine settimana ci sono state anche tante multe polemiche sulla strada di Fonte Cerreto, strada nella quale ci sono i divieti e gli automobilisti per questo si sono ritrovati le contravvenzioni. Del resto, gestire una grande mole di persone non è affatto semplice in quota, ma è pur vero che c'è un parcheggio a disposizione, il Simoncelli, che una volta che avrà il collegamento meccanizzato, come da progetto del Comune, sarà ancora più fruibile.